Dove andiamo? Al tempio nella foresta selvaggia. Perché? Ti spiegherò quando arriveremo lì. Odino ha detto altro mentre eri fuori? Sì. Ha detto che non gli importa più di Jotunheim, che i giganti possono tenersi i loro segreti. Lui ha trovato il modo di scongiurare il Ragnarok. Lo saprà che i giganti sono tutti morti. Mi preoccupa di più che non gli importi più nulla. Che avrà in mente? Che è successo qui? Siamo così vicini a casa. I banditi ora si scannano tra loro? Non sono le loro frecce, c'è qualcos'altro qui. Eccone altri, morti da poco. Sono entrati tutti mentre il cerchio era rotto. Sì, oppure Odino ha spezzato l'incantesimo di protezione. Cosa vedi? Solo tracce di animali. Il ponte è vicino. Oh, il ponte è crollato. Dovremmo raggiungere il tempio in un altro modo. Perché sei venuto fin qui da solo, ragazzo? I miei sogni mi hanno attirato qui. Sogni. Ehi, prova a usare le tue lame per tirarla giù. Wow, quello è ancora vivo. No, guarda meglio. Ah, banditi di El. Chi è stato? Immagino sia troppo sperare che un loro nemico sia un nostro amico. Probabilmente sì. Ehi, potevi avvisare! Chi può aver appeso in questo modo i banditi? Vedi qualcosa laggiù? Aspetta. Wow, porca miseria, cos'è stato? Qualcosa di potente e pericoloso. Fa attenzione. Oh sì, faccio sempre attenzione. Quando è crollato questo ponte? Tempo fa. Non sono stato io. Ecco il tempio. Dobbiamo solo raggiungerlo.
Ricordi quando ho detto che qualcuno può aiutarci ad avere risposte sui giganti e Loki? Parli di Tyr, il dio della guerra di questa terra. Lui è morto. Beh, per essere un morto, Odino ce l'ha messa tutta per non farlo trovare. Sapeva che Tyr poteva unire i regni contro di lui. Inoltre, Tyr è il principale alleato dei giganti, quindi... Basta! Bandito, a sinistra! Tornano in fretta dal regno dei lupi, non trovate?
L'altra volta quel pilastro non c'era. Come dicevo, Tyr era un alleato dei giganti. Per cui se lo troviamo starà dalla nostra. E se c'è qualcuno che sa chi dovrei essere, è lui. Se è là fuori, dobbiamo trovarlo. Non possiamo non farlo. Un po' troppi sì, Atreus. Che cosa sai? Lo vedrai. Non so cosa abbia trovato Atreus, ma dice che ha delle prove. Siamo venuti fin qui, scopriamolo. Quanti morti? Meglio proseguire. Troppo tardi. Padre! Usa le lame! Bruciali! Adoro come il Fimbulwinter abbia esaurito tutta la magia da noi acquisita. Ma continui a generare nuovi orrori. Che tempismo! Yeah!
Stai bene, fratello? Nista! Uomo inverno. Sì, l'hai capito. Chissà di chi parla. Saliamo. Ci sono. È diventato piuttosto bravo. Un'altra scena macabra. Nista! A sinistra! Ho visto un bel po' di massacri, ma questi sono troppi per una sola mattina. Buongiorno, fratello! Attento, fratello! Forse abbiamo trovato la predatrice! Il tuo scudo è andato! Continua a muovere i piedi, ok? Le corna brillano! Saranno punti deboli! Winter. Freya, i banditi, Thor e Odino. E ora le aguzzine che cacciano nelle nostre foreste. Non è più sicuro qui.
Padre, lo scudo che ti ha dato la mamma. Thor l'ha rovinato, ma ora... Forse i nani potrebbero darci un'occhiata. Forse, dopo. Forza, possiamo entrare da qui. Perché siamo qui, Atreus? Allora, vi ricordate quegli altari che raccontavano le storie dei giganti? Quelli dove a sinistra veniva raffigurata la loro origine, mentre a destra era rappresentato il loro destino? Sì, ne abbiamo trovati molti. Li ho visti. Beh, ce ne sono di più di quanti... Beh, la colonna è nuova, ma l'altare è dall'altra parte. Le cose crollano con facilità da queste parti. Il Fimbulwinter consuma anche la pietra. Come fai a sapere sempre dove trovarli? Forza! State a vedere. Questa sì che è nuova.
Andiamo. Atreus, aspetta! Non sembra ci voglia aspettare. Che cos'è, ragazzo? Dove siamo? Un luogo che solo i giganti dovevano vedere. Quegli altari raccontano le loro storie al mondo, ma in realtà le storie vere, quelle segrete, venivano tenute qui dentro. Ricordi la storia di Skoll e Ati, i giganti lupo? Odino li ha catturati perché crede così di avere più controllo quando inizierà il Ragnarok. Mi ricordo. Ma non è tutta la storia. Vedi? Qui i giganti liberano Skoll e Ati. Sono liberi? È il passato o il futuro? Dipende da quando lo guardi. Parli come un gigante. Vedi? I lupi sono salvi, da qualche parte a Vanheim. Non il posto dove Odino li cercherebbe. Eccoli qui, inseguono il sole e la luna. Un classico. Finché la luna viene rubata. Chissà come. Atreus. Vedi? Ati non ha più nulla da inseguire. E poi dicono che i furti di astri non fanno vittime. Non so chi sia, ma arriva qualcuno e salva la luna. Poi la luna copre il sole. Un'eclissi totale. Saranno 100 inverni che non ne vedo una. Ma poi inseguono una freccia e tutto torna normale. Che cosa ha a che fare questo con... Ci sto arrivando. Ecco, questo è il Ragnarok. Vedi chi sta guidando gli eserciti contro Odino? Tyr, se deve essere vivo per il Ragnarok, significa che è vivo. No? Mimir, è possibile? Odino mi disse di aver ucciso Tyr e all'epoca si fidava di me, o così credevo. E se non l'avesse fatto? Se lo avesse semplicemente rinchiuso da qualche parte? Di nuovo troppi se. Basta. Ma... Torniamo a casa. Aspetta, devo farti vedere un'altra cosa. È qui fuori. Che cos'è questo? È tutto ciò che ho trovato. Beh, quasi tutto. Quella è opera dei giganti. Sei stato di nuovo a Jotunheim? No, l'ho trovato in uno degli altri altari. Altri altari? Quanti ne hai visitati? Io? Beh, tutti quanti. Tutti quelli che potevo visitare a Midgard, almeno. Non so che cosa sia, ma è importante. Come tutto questo. Ero all'interno di un altare e ho visto un'immagine di Tyr imprigionato. Non so dov'era. Ho trovato indizi negli altri altari. Si menzionava il fumo nero e la terra sanguinante. Noi non abbiamo capito esattamente... Noi? Sindri mi ha dato una mano. Senti, l'ho convinto io a farlo. Non è stata una sua idea. Serviva qualcuno per coprirmi le spalle. Fumo nero. Terra sanguinante. Potrebbe essere Muspelheim. Improbabile. Odino non ha mai avuto a che fare con i regni primordiali. La terra sanguinante potrebbe essere una miniera. Il regno dei nani, forse. Svartalfheim, ottima ipotesi. Dalle miniere usciva fumo nero. E Odino tiene in pugno quei nani da moltissimo tempo. È così, allora. Tyr si trova a Svartalfheim dentro una miniera. Allora? Dove andiamo? A casa. Di qua. Ragazzo, anche se volessimo cercare Tyr, come
Giamo Svartalfheim. Sai che Odino ha bloccato i viaggi tra i regni, no? Sindri ha detto di avere qualche idea. Sindri è pieno di idee. Il terreno sembra instabile lì. Ricordi, qui affrontammo il nostro primo troll. Mi ricordo che tu avevi perso il controllo. Facciamo attenzione, fratello. Il pericolo è vicino. Ti va bene combattere senza scudo? Non sarebbe la prima volta. Mimira, cos'hai sentito dell'offerta di Odino? Al ragazzo? Non molto. Sono usciti. Ma lui ce l'ha raccontato. Non mi preoccuperei. Nemmeno delle cose che non ci ha detto. Fratello, non puoi parare senza scudo. Fuoco dietro! Ci siamo quasi. Fratello, posso parlarti? Non rinfacciare al ragazzo la sua curiosità. È normale, è giovane. Ai miei tempi sapevamo obbedire. Ed è questo che speri per lui? Fratello, il ragazzo seguirà la sua strada, che ti piaccia o meno. Se non vuoi che si allontani da te, fatti furbo e cammina insieme a lui. Se trovassimo un modo per viaggiare tra i regni e arrivare a Svartalfheim, troveremmo un sacco di cose per... Basta. Ci andremo. Davvero? Ma se non troviamo Tyr, lascerai perdere per sempre. Va bene. Non te ne pentirai.
Kratos! Di qua! Sindri! Ma quello è Atreus! È passato così tanto tempo! Come sei cresciuto? Oh, sì. Beh, se volete seguirmi... Brock ha detto che vi serve un posto sicuro in cui passare la notte e penso proprio che i vostri nani preferiti possano aiutarvi. Siamo ancora i vostri nani preferiti, vero? Siete gli unici nani che conosciamo. Capisco. Dopo di voi, amici miei. Fratello, sappiamo entrambi che non è sicuro qui. Odio doverlo dire, ma devi parlare con Sindri. Dove andiamo? Nella casa più pulita dei 9 regni. E vorrei che rimanesse tale. Non mi riferisco a nessuno in particolare. Kratos. Dopo quell'incidente con Thor, abbiamo pensato di farvi un po' di spazio finché non deciderete cosa fare. Ci siamo quasi. Ti ricordi che non abbiamo la pietra dell'unità per saltare, vero? Certo che si ricorda. Vero, fratello? Certo che mi... Va bene, torniamo al lavoro. Come potete vedere, ci siamo stabiliti nel regno tra i regni. Non è un granché, ma è al riparo dal Fimbulwinter, dagli occhi di Odino, e la vista è impareggiabile se vi piace il vuoto grigio e scintillante. È bellissimo, Sin. In realtà vorremmo parlarti di un piano. Ti ascolto. Prego, entrate! Ora, se voleste pulirvi i piedi con molta cura, io vi aspetto. Non vuoi pulirti i piedi, vero? D'accordo, le camere sono là, la cucina invece è laggiù. Vi va uno spuntino? Kratos? Uno spuntino? No, niente spuntino. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere Svartalfheim e salvare Tyr. Tyr? Che... vivo? Ma dico cosa... Che cosa? È tutto a posto. Gli ho detto tutto. Tutto quanto? Hai aiutato mio figlio a disobbedirmi? No, io ho vegliato su di lui. Ho fatto le tue veci. Nessun rischio, eravamo davvero al sicuro. Forza, di qualcosa. Quello che è importante ora è cercare di ripristinare i viaggi tra i regni. Tu sai come fare? Sì, lo so. È che c'è... È solo che c'è... Qui c'è tanto fango. Allora perché non hai già aperto una strada? A essere sincero, per questo... Avevamo bisogno del tuo aiuto. Oh, oh! I fratelli Uldra hanno finalmente bisogno dell'uomo più sapiente del mondo. Esatto, è proprio così. Ehi! Andateci piano! Quello com'è entrato qui. E chi diamine è, Beren? Quello è mio figlio. Beh, per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? È maledettamente alto ora. Ed è proprio... così. È tutta colpa tua. Venite con me, almeno troviamogli qualcosa che gli vada bene. Sta diventando grande, stupido nano. Non ti sei mai sentito impacciato in gioventù? Ehi! Ormai quello che è fatto. Ma tu dovrai farti rispettare d'ora in poi e fare la cosa giusta. No, ci sta provando, credimi. D'accordo, sistemiamo la vostra roba prima che andiate in giro a bighellonare. Inizia da questo. È messo molto male.
Non vuoi che te ne costruisca uno nuovo? È molto importante per me. Beh, vedrò cosa posso fare. Nel frattempo, che ne pensi se te ne do uno come rimpiazzo? Al momento ho abbastanza risorse per crearne solo uno. Ma se me ne porti altre, vedrò che cosa posso fare. Se il ragazzo continuerà a crescere, sarà meglio che ti abitui a comprargli nuovi vestiti.
Winter non è stato clemente con la nostra ragazza. Daqui ha bisogno di un po' di amore nanico. Perso della roba, l'ho messa nel forziere. Che faresti senza di me? Darò un'occhiata in giro, alla mia stanza. Di a Sindri quando sei pronta. Grazie. Come va la vita al nostro cafoncello azzurro preferito? Che cazzo hai detto? Raffinato!